Un racconto della mia vita. Il racconto della mia vita è cominciato dentro di me ben prima di scrivere queste pagine. Alla mia età non ci si può più misurare con un futuro sconfinato, come quando da bambini non si aveva ancora la percezione del tempo. Alla mia età viene istintivo domandarsi: allora com'è andata? È andata come è andata, e mi va bene che sia andata così. So che da adesso in poi il mio futuro è anche il mio congedo. In passato, quando affrontavo un nuovo film, uno spettacolo o la scrittura di un racconto, il pensiero era sì, tutto concentrato su ciò che stavo facendo, ma contemporaneamente anche su quello che avrei fatto dopo. E poi subito su un altro dopo, dopo ancora e così via, dopo, 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 dopo. Adesso non prenoto più il mio futuro. Voglio ritrovare il tempo dell'infanzia, quando ogni gioco era solamente quel gioco e insieme tutti i giochi del mondo. Un tempo che non si misura con l'orologio. Le giornate di giochi erano lunghissime e pareva non finissero mai. Raccontare la storia della propria vita significa di norma mettere in fila quei ricordi che ci sembrano più significativi. Si finisce inevitabilmente con lo scrivere un romanzo di cui si diventa il protagonista. Allora ho deciso di raccontarmi attraverso gli altri. Persone a cui ho voluto bene e ancora ne voglio, quelle a cui sono grato e che ricordo con gioia. Trascuro invece chi mi ha ingannato o persino derubato. Se potessi ricominciare da capo, cercherei di capire gli animali, gli alberi, le stagioni, i colori, il giorno e la notte, perché gli uomini per me rimarranno sempre un enigma. So di essere prossimo alla conclusione del mio tempo. Sul calendario della vita il futuro ha già segnato la mia data, ma non mi spaventa. Sono in pace e non mi farò rubare neppure un istante della mia serenità. Se mi guardo indietro, ho anch'io i miei rimorsi e rimpianti come tutti, ma quello che oggi so, allora non lo potevo sapere. Il nostro giudizio cambia perché cambiamo noi. Li riconosco e senza alcun riguardo mi avvertono. È arrivato il momento di chiarirci. Il primo ricordo che ho della mia infanzia risale a un temporale con tuoni e lampi. Avevo poco più di 2 anni. Sono nato a Bergamo e non a Treviglio, come pensano e scrivono in molti. E per me Bergamo non è semplicemente una città lombarda. Sono rimasto al Manzoni, quando a est dell'Adda si era nel territorio della Serenissima. Non a caso, sulla porta della mia Bergamo c'è il leone di San Marco.
abitavamo nel quartiere della Malpensata. Non ho mai saputo il perché di questo strano nome, che era alle spalle della stazione, in uno dei villini destinati ai ferrovieri. Mio padre era macchinista della locomotiva. La nostra casa aveva un bel giardino con un grande albero di prugne e un orto. E questo orto mi riguarda da vicino per i miei capelli rossi. Mia madre e mio padre invece erano neri, corvini. Quando chiedevo perché io avevo i capelli rossi, la nonna materna, che era contadina, mi dava questa spiegazione. Perché gli altri bambini nascono sotto i cavoli. Tu invece sei nato sotto una pianticella di pomodori. Anche lei aveva i capelli rossi. E forse per questo, fra tanti nipoti, io sono sempre stato il suo preferito. Nella famiglia di mio padre, invece, erano tutti ferrovieri, a cominciare dal bisnonno. Mio padre come macchinista della locomotiva a vapore, simbolo della tecnica e della modernità, apparteneva già alla nascente classe della piccola borghesia. La condizione sociale della mia famiglia paterna era quindi di molto superiore a quella contadina di cui ancora faceva parte mia madre. E così, appena nato, già appartenevo per metà al mondo rurale di mia madre e per l'altra alla categoria dei privilegiati di mio padre. La mattina del temporale ero con mio fratello Luciano. 2 anni io, lui 4 più di me. Le raffiche di vento urtavano contro i vetri della finestra e pareva che i tuoni volessero abbattere la casa. Eravamo da soli perché nostra madre, molto di chiesa, andava a messa tutti i giorni all'alba mentre dormivamo. Che incosciente quella madre che lascia i suoi figli incustoditi, penserebbero oggi molti. Anche se mio fratello era perfettamente in grado di chiamare i nostri vicini, che erano anche amici di famiglia. Era ancora un'epoca in cui si aveva totale fiducia del prossimo, nella protezione divina. La preghiera e la messa di ogni mattina veniva prima di tutto il resto. E mia mamma viveva di quella fede, unico sostegno della civiltà contadina. Mio padre, al contrario, considerava la religiosità in modo diverso, più rivolto alla realtà pratica. I ferrovieri in Italia sono sempre stati uniti nell'ideale socialista e non erano ben visti dalla Chiesa. Il loro simbolo è sempre stato il sol dell'avvenire e alla messa ci andavano giusto la domenica, se no le mogli avrebbero protestato. Mia madre, Maddalena Teresa, era nata nel 1901 e mio padre Giambattista 5 anni prima. Fu una delle ultime leve della guerra del 15-18. A 19 anni era sul fronte del Carso e del Piave. Un macello. La famiglia di mio padre era numerosa, 6 fratelli e 2 sorelle, che a quei tempi era del tutto normale. Non c'erano contraccettivi e spesso i bambini morivano a pochi mesi. Una nuova nascita era una benedizione di Dio, certo anche una bocca in più da sfamare, ma ogni bambino nasce col suo fagottino, si diceva. La provvidenza avrebbe fornito ai piccoli il necessario per il loro viaggio nella vita. Quando i miei genitori si conobbero, mio padre prestava servizio sulla tratta Milano-Bergamo-Brescia e Treviglio, dove era nata la mamma. Era il crocevia.
A questo incrociarsi di treni si incrociarono anche i destini dei miei genitori. Un giorno, mentre mio padre era sulla sua locomotiva in attesa della coincidenza di un altro treno, guardò fuori e vide una bella ragazza dai capelli neri e lucenti ferma alla sbarra del passaggio a livello. Bastò uno sguardo e fu l'inizio di un amore che durò per sempre. Questa è la mia vera data di nascita e non è scritta su nessun documento. La mia vita è cominciata in quel loro primo lampo di sguardi. La scoperta del mondo è per un bambino una seconda nascita. E il mio ricordo è legato alla casa della nonna contadina. La grande cucina col camino, la nonna dai capelli rossi che fa da mangiare, il portico della cascina e io che pedalo come un furetto su un triciclo dipinto di azzurro. I colori e gli odori dell'infanzia li riconosciamo subito, anche dopo tanti anni. E il triciclo azzurro si è impresso per sempre nella mia memoria. Allora i giocattoli da noi li portava Gesù bambino. Passavano di mano in mano da un nipote all'altro come gli indumenti. E mi ricordo bene di aver rivisto qualche anno dopo i miei cuginetti pedalare felici sul triciclo portato da Gesù bambino, ma ogni volta cambiava colore. Quel mondo rurale, povero, eppure incantato quanto lo sono i ricordi dell'infanzia, è entrato nella mia vita come il coro in un'opera lirica. Scenari sempre mutevoli nel trascorrere delle stagioni. E il respiro dell'aria densa di profumi che allo stesso modo della luce fa scoprire tutta la bellezza che è sulla terra. Ho bisogno della bellezza, così come amo ogni anelito dell'uomo per compararsi ad essa. Amo l'arte quanto non pretende di anteporsi alla inarrivabile magnificenza della natura, la cui bellezza è sempre in divenire. Rinuncerei a qualsiasi merito artistico pur di riuscire a fare della mia vita un'opera d'arte. Tra Milano e Treviglio ho vissuto una vera e propria formazione sensoriale. L'odore del giornale era quello del Corriere. E Corriere voleva dire Milano, la Bovisa, che era il mio rione. Oggi lo chiamano quartiere. Coi gasometri, le ciminiere, lo scalo dei merci col fumo delle locomotive. E poi i capannoni degli stabilimenti coi tetti fatti a denti di sega. Gli odori nell'aria erano odori di fabbriche. E quando in casa mio padre apriva il giornale, si spandeva un lieve e inconfondibile sentore di macchina, perché ogni cosa ha un odore che è solo suo, di nessun'altra. E così il Corriere sapeva di Corriere e anche di Bovisa. Analoghi, ma del tutto diversi, erano gli odori della casa della nonna. Salivo in treno con l'odore di Milano e scendevo a Treviglio con l'odore della campagna, della stalla e dell'aglio che non mancava mai perché la nonna lo metteva dappertutto e in abbondanza. L'aglio fa bene e tiene indietro le malattie meglio di tutte le medicine.
Nostalgia? Sì, di tutti quei buoni odori che ormai sono scomparsi, tanto che oggi non si avverte più la differenza tra campagna e città. Ovviamente non è solo questione di naso. Qualcuno pensi pure che queste mie nostalgie sono fisime da vecchi, come lo sono io. Quello di cui sento la mancanza è la bellezza dei luoghi e l'autenticità delle persone. Le nostre città ormai solo odori artificiali, come artificiale è la vita di chi le abita. I rifiuti velenosi che produciamo sono conseguenza dei processi chimici che poi contaminano le zolle dove si coltiva gran parte dei nostri alimenti. E quanto spendiamo oggi per il riciclo dei rifiuti, ammesso che sia possibile? Non lo sappiamo. Ci dicono delle bugie. Ripenso alle due realtà che ho conosciuto per averle vissute in prima persona, quella rurale e quella industriale. La cultura urbana, la civiltà, si dice, ma non mi convince, assicura uno stipendio a fine mese, consentendoci di sopravvivere. Ma fino a quando? E non è una domanda retorica. Inoltre è un meccanismo fragile se si inceppa un ingranaggio, come forse sta già accadendo. E allora non si avrà più neppure la certezza del pane garantito. Anche per questo dobbiamo diventare consapevoli del valore o del disvalore della nostra condotta. Le nostre scelte sono buone o cattive, sane o velenose, civili o addirittura criminali. Cosa vogliamo fare di questa nostra terra? Sono aperti molti interrogativi. Nel secondo dopoguerra, in uno slancio ottimista verso la ricchezza, abbiamo privilegiato i grandi numeri del denaro e del consumo. Ora siamo a un punto di stallo di un sistema economico senza sbocco, ridotti a sopravvivere in un mondo che abbiamo avvelenato e che sta per essere seppellito sotto montagne di rifiuti. Mi torna alla mente un aforisma di Jorge Luis Borges. Non credo più in questo progresso. Che sia un progresso.